1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermes c'ha sei dita. Enesadattilo pure Hermes. Allora, questo qui è un reperto che è stato trovato nella necropoli etrusca di Cerveteri, un'opera d'arte di un Leonardo da Vinci etrusco. Si dice che questo è il corteo che va da Paride, formato da Hermes, ovviamente, cappello riconoscibile, davanti, poi ci sta Atena, Era e Afrodite. Questo qui non è però l'Hermes greco, quindi questa qui non è né Atena, questa qui non è né Era e quella non è né Afrodite, sono tutte divinità etrusche, magari sinonime, però no proprio loro. Quindi il fatto che tu pensi che questa sia Era, questa qua al centro, pensi che sia Era, il simbolo di Era è il melagrano. Era ovviamente è una moglie di Giove. È il melograno ed è qui che nasce l'equivoco, ma no, questo qui è oppio, esattamente l'oppio come nei stessi rilievi che abbiamo visto, cioè il messaggio è lo stesso, l'oppio è fatto a gambo, si vede in basso a sinistra, e c'ha il gambo col papavero sopra, eccolo qui, questo tu lo porti a gambo così, il melograno che è quello a destra, oltre che la grandezza non torna perché sono tutti più grandi, ma il melograno non c'ha un gambo. Il melograno, come si vede, è sempre attaccato al ramo, sempre attaccato al ramo, quindi non potrebbe mai essere questo un melograno, sia dalla grandezza, questo è oppio. Quindi anche se sembra strano, gli etruschi nel 700 a.C. conoscevano perfettamente l'oppio, perfettamente, ok? Se noi andiamo a guardare l'Hermes davanti, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hermes c'ha sei dita, Enesadattilo pure Hermes, quindi non si sta a parlare di Bibbia, si sta a parlare che sono tutti uguali, dai Sumeri, agli Etruschi, al cristianesimo, perché io non posso pensare che Hermes, lo psicopompo, è una figura in carne ed ossa, che va in giro con sei dita. Questo al limite è un simbolo di stirpe, ci cioè, avrà un senso. Ci sta l'Hermes a sei dita, l'uomo serpente, e poi ci sta quest'altra che io mo, per adesso non la identifico, ma ce n'ha quattro dita. E non puoi pensare che sono sempre errori o casualità, ok? Andiamo avanti.